Bambini, donne, uomini, italiani e stranieri, tante storie, tanti problemi, ma anche tanti sorrisi, tutti insieme attorno alla stessa tavola per condividere il pranzo natalizio alla mensa dei poveri di Catanzaro alle spalle della cattedrale. Un'iniziativa che si ripete ogni anno, voluta dal sindaco Sergio Abramo e dal vescovo metropolita di Catanzaro Squillace, Monsignor Vincenzo Bertolone. Con loro anche il vice sindaco Gabriella Celestino e gli assessori Giampaolo Mungo e Rossana Gnasso. Persone diverse tra loro per nazionalità, religione, colore della pelle, accolte alla mensa con garbo e affetto per consumare un pasto caldo in occasione della festa della famiglia, il Natale. Sui loro volti i segni della sofferenza, delle difficoltà, ma anche la speranza di credere che il domani sarà migliore, grazie anche al contributo di chi ogni giorno opera silenziosamente aiutando chi ha più bisogno, come la Caritas diocesana o la Fondazione Città Solidale, una iniziativa all'insegna dell'accoglienza e dell'integrazione, quindi un invito a far sì che i sentimenti di solidarietà restino sempre vivi e che ogni giorno, non solo a Natale, ciascuno possa fare qualcosa di buono per il prossimo. Vedere queste realtà dovrebbe farci riflettere tutti quanti a stare un po' più uniti, ad essere meno rissosi e soprattutto guardare chi sta male. Rossella Galati per l'ACNews 24.